Scippata da due malviventi all'uscita dal supermercato a Como, in via Morazzone, una donna di 70 anni è stata derubata in pieno giorno nel capoluogo lariano. La pensionata, che non ha riportato lesioni, è stata comunque soccorsa e portata in ospedale per accertamenti per lo shock subito. Attorno alle 14:30 di oggi, la donna residente a Brenna è uscita dal supermercato dove aveva fatto la spesa. Ha fatto pochi passi quando in via Morazzone è stata avvicinata alle spalle da due uomini che le avrebbero strappato dalle mani la borsa con il portafoglio e gli effetti personali. I malviventi sono poi fuggiti velocemente, allontanandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. La settantenne, spaventata, ha chiesto aiuto. È intervenuta prima una pattuglia della polizia locale di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. In via Morazzone sono arrivati i carabinieri di Como, che hanno raccolto la testimonianza della donna e hanno avviato le indagini per individuare gli scippatori. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La donna è stata soccorsa dagli operatori della Croce Azzurra e portata per precauzione all'ospedale Valduce per accertamenti.